Buongiorno a tutti e bentornati qui sul mio canale YouTube. Oggi sono qui a raccontarvi la mia esperienza con Iliad dal 2018 ad oggi. Due parole su Iliad prima di iniziare la recensione. Innanzitutto, Iliad non è un operatore virtuale come dicono su qualche blog, perché ho letto anche questo in giro, ma è un vero e proprio operatore con la sua rete che a gennaio 2022 conta oltre 8.900 impianti attivi sparsi per il territorio nazionale e che al momento è ancora in fase di espansione, quindi piano piano stanno continuando a installare le loro antenne in giro per l'Italia. Per quelle zone dove ancora Iliad non ha installato i suoi impianti si appoggia ancora alla rete di Wind 3 in RAN sharing, ovvero Wind 3 condivide gli stessi apparati anche per Iliad, in poche parole. Oggi vi spiegherò cosa ne penso di questa compagnia e come mi sono trovato da quando è arrivata qui in Italia fino ad oggi, marzo 2022. La prima volta che la acquistai è stata appunto appena arrivata, vi ricorderete anche voi il boom che ci fu all'epoca, prezzi bassissimi, guerra tra operatori e pian piano inizia anche a sbucare i primi operatori virtuali e tutte queste robe qua. Mi ricordo che presi l'offerta da 30 giga a 5,99€, che all'epoca 30 giga erano tantissimi, a 5€, cioè non era fuori di testa. Poi sapete che con gli anni la fame di giga aumenta sempre di più, tipo adesso 30 giga non sono niente. Infatti promozioni del genere non esistono neanche più praticamente. In ogni caso mi accorsi subito che faceva un po' schifino e infatti l'ho tenuta per un mesetto circa, per poi sospenderla perché proprio non funzionava. Segnale basso, speed test a 1 megabit, ping altissimo, qualità delle telefonate pessima, insomma cose del genere, quindi ho detto la lascio lì e vabbè, non l'ho più usata. Ho lasciato passare un po' di anni e l'ho ripresa circa quest'estate, fine estate, una roba del genere, con la sua offerta da 9,99€ per 120 giga, un ottimo prezzo per una buona quantità di giga senza apparenti limiti di velocità, che tra l'altro si può anche acquistare in autonomia dai loro distributori automatici, che secondo me è una figata assurda. Così ti fai tutto per i cavoli tuoi, non devi interfacciarti con gente che non hai voglia neanche di vedere e cose del genere, quindi top. Dopo diversi mesi di utilizzo vi posso dire che al momento rispetto all'epoca è molto migliorata, prende in molti più posti e la velocità è aumentata di parecchio, ma non in tutte le location funziona proprio bene bene, diciamo che è molto influenzata dalla zona secondo me. Spesso e volentieri infatti il segnale è super instabile, va su e giù, ho notato che in certe zone arriva anche tranquillamente a 200 megabit in 4G+, con un ping basso, mentre nella mia zona ad esempio se facciamo lo speed test di giorno, questo è quello che possiamo notare in questa zona. Mentre se ripetiamo lo speed test di notte, nella stessa zona, nella stessa stanza e sotto lo stesso ripetitore, superiamo tranquillamente i 150 megabit. Non so poi se è una questione di congestionamento della rete o meno, però qui magari delle volte addirittura di giorno ho 1 megabit, 2 megabit, oggi ne ho 40, domani ne ho 10, dopodomani ne ho 1. Cioè non è mai una roba più o meno fissa. Ad esempio con Vodafone di giorno arrivavo a 150, di notte arrivavo quasi a 300. Vabbè, stiamo sempre parlando di una compagnia che costa poco, eh? Quindi non pretendiamo l'oro con 9€, però comunque, nel senso, sono sempre 9€, quindi vabbè. Ok, ora passiamo alla qualità delle telefonate, che però è discutibile, nel senso che a me pare una radio, tipo un walkie-talkie, cioè la qualità più o meno è quella, non so se è una mia impressione, ma da quando sono passato da Vodafone a Iliad ho notato una differenza abissale nella qualità audio delle telefonate. È in ogni caso accettabile, non è che faccia schifo, però secondo me lì si poteva fare molto meglio, poteva fare molto molto meglio. Poi non so se è una mia impressione, fatemi sapere magari nei commenti qua sotto se anche voi avete notato questa cosa tra una compagnia e l'altra, però secondo me non si sente proprio benissimo, cioè sa proprio di altoparlante, di radio, boh, insomma da questa impressione. Poi inoltre ho notato che quando chiami, quando sei in chiamata, passa da 4G ad H+, cosa che non si vedeva dal 2011, almeno non la vedevo sul mio telefono dal 2011, e praticamente mentre stai al telefono non riesci neanche a mandare un messaggio su WhatsApp perché ti si inchioda tutto, cioè non lo so, non mi va più niente quando io chiamo, sono in giro magari che sto telefonando, devo mandare una roba su WhatsApp, non riesco perché non c'è internet, non va più niente, sono morto e va solo il telefono, manco ai tempi del GSM, una roba del genere. Dettagli, poi queste sono tutte le mie esperienze che vi sto descrivendo, l'unico problema che ho invece trovato, che può essere forse abbastanza grave, è che ogni tanto risulti non raggiungibile quando ti chiamano, anche se il telefono è perfettamente acceso, tu esisti, sei lì vivo, pronto e
reattivo a ricevere le chiamate, no? E questa cosa mi è stata confermata anche da voi nei commenti di un video precedente, che appunto Iliad ha sto problema. E questa è secondo me una cosa da risolvere anche urgentemente, cioè non è la questione dell'internet che magari va un po' più piano di qua, è un po' più veloce di là, o la qualità delle telefonate. Non essere raggiungibili invece è una cosa abbastanza grave, quindi Iliad, ti prego, risolvi questi bug, perché se no non ci siamo. Però in ogni caso, a parte questo bug, diciamo che per un uso normale dello smartphone va benissimo, in città, sulle autostrade, nelle location turistiche prende tranquillamente bene e anche troppo. Viene un po' a mancare quando si allontana dai centri urbani, magari nei paesini, un po' più fuori, magari inizia a calare un po' il segnale o comunque essere molto debole, e di conseguenza poi ne risentono le prestazioni e l'esperienza d'uso di internet. Sostanzialmente il problema principale è quello che magari tu esci un po' fuori e magari puoi avere questi problemi qua. Questo è quello che ho notato. Poi magari può succedere che sei in un paesino, non so, sul monte e va a 300 mega, perché è successo anche questo, quindi dovete magari un po' controllare la zona un po' com'è. È una di quelle compagnie che vi consiglio prima di verificare la copertura, magari tramite il loro sito o il sito di LTE Italy, che vi ho fatto un video in precedenza, ve lo lascio qui sopra da qualche parte, così da essere almeno un po' più sicuri prima di acquistarla, ecco, di avere un po' la certezza della copertura, prende non prende, c'è un'antenna, non c'è, si appoggia a Wind 3, non lo so. E ragazzi, detto questo, io spero di avervi detto tutto per quanto riguarda la mia esperienza personale con Iliad. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, perché continueranno ad arrivare nuovi contenuti. Grazie a tutti per le iscrizioni, perché ho visto che mi state supportando, e quindi grazie ancora a tutti. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!